Ehi, volevo ricordarti che se vuoi continuare a seguire i nuovi video in uscita e aiutarmi a crescere su YouTube, puoi seguire la pagina ufficiale di Facebook dedicata a TMG, di cui trovi il link in descrizione del video, e anche iscriverti al canale, ovviamente. E se vuoi iscriverti, clicca qui sulla freccia lampeggiante. Ehi, salve a tutti e benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio di Devil Within. Siamo arrivati qui e ci si è chiuso la porta dietro, così magicamente, come su una forza oscura e malvagia, così che sicuramente non ci sarà in questo gioco, non ci sarà, no? Avesse fatto in modo di bloccarci il passaggio per non farci scappare, diciamo. Ora che ci troviamo qui, avrei un po' paura a camminare alzato, preferirei camminare così in maniera un po' stealth, perché non si sa mai che debba uscire fuori qualche zombie con l'acciaio addosso, diciamo. Sei morto. E qualcosa mi dice che se ora io vengo lì tu mi attacchi? Posso bruciare? Sì. Ok, per non saper né leggere né scrivere almeno siamo sicuri che non risorge. A parte che anche se dovesse risorgere sta attaccato lì, quindi non è che cambi molto. Mi ricorda una delle prime puntate di The Walking Dead, dove c'è un tizio che si era impiccato ed era diventato uno zombie ed era rimasto attaccato alla corda, tipo. E nessuno? Lì dentro sembra quasi normale, un po' inquietante, però sembra quasi normale. Andiamo a dare uno sguardo, vediamo un po' com'è la situation in questa simpatica casupola qui. Cucù. Per un momento ho pensato fosse partito un filmato, evidentemente no. Guarda come dopo un po' le porte si chiudono da sole, sono tipo automatizzate. C'era uno a cui piaceva bere, decisamente anche tanto. Avrei un po' pochina salute però, quindi mi sa che. Oh oh! C'era una trappola che non avevo visto! Assolutamente non l'avevo vista! Ah, ma non sono. Ah, ma sono ancora vivo! Vabbè. Allora la cosa è tranquilla, allora no problem. Sono un po' cieco, forse stava a terra, non era col filo, perché penso che l'avrei vista. Poi quando ero nella registrazione magari si vedrà proprio precisamente il ferro, ma la corda che mi doveva uccidere, ma pazienza. Fatemi ricurare un attimino, perché ne ho due, quindi tanto vale che me ne sparo uno di questi, perfetto. Benone. Stiamo attenti, guardiamo se ci sono trappole stavolta. Tra l'altro ha fatto tipo una mezza specie di beep 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 prima di esplodere, che sono bombe di C4. Non saprei, ma. Poi si sedia, mi rompi le scatole in quella posizione. È un tantinello pieno di scarafaggi questo posto. Gli scarafaggi vanno tutti lì dove sta l'armadio. Vuoi vedere che. Ok. Se ci fosse qualcosa dentro. Brain goop, thank you. Oh, merda, 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 merda. E infatti non sono con i fili. Ecco perché. Beh, a questo punto posso lanciarci la bottiglia. Penso che la faccia. Dato che questa casa è piena di bottiglie, voglio dire, ci sarà un motivo, no? Esatto. Perfetto. Benone. Quindi ecco perché non l'avevo vista all'inizio, perché sono delle bombe tipo col sensore, non hanno la corda queste. Ok. Benone. C'è qui sopra di bello. C'è nessuno. Forse devi essere uno zombie, meglio che non ci sia nessuno. Isso. Una persona. Beh, distruggi qua, va. Thank you. Potremmo fare tipo un paio di livelli dopo. E continuo a raccogliere tutto questo gel verde, diciamo.
Nessuno qua? Ho sentito una voce, qualcuno che si chiama Leslie, ma... Chi è Leslie? Dimmi. Chi è là? No, non spari. Oh, lo non scienziato. Sono uno di loro. Sono un dottore, Marcelo Jimenez. Era nell'ambulanza prima dell'incidente, vero? Sì, siamo vivi per miracolo. Ha visto qualcun altro? Il mio paziente, Leslie. L'ho visto scappare via, ma... Ma? Per di qua. In silenzio, però. Ok. Wait a second. Fammi vedere se c'è qualcosa di interessante qui nei paraggi. Possibilmente non esplosivo. Possibilmente. Ok. Ho distrutto una cassa con una bottiglia di vetro. Ho bisogno di un po' di tempo per processare la cosa, diciamo. Qui che c'è? Si può aprire questa porta? No. Una porta facsimile, diciamo, finta. Guardi lei stesso. Quelle cose mi hanno inseguito fin dentro il villaggio. Sono armati con delle falci e dei sono coltelli. Dappertutto. E picconi anche. Leslie è entrato là dentro. Santo cielo. Ce ne sono troppi per sparare a tutti. Uno di noi li deve attirare lontano, l'altro aprirà il cancello. È lei che ha la pistola. Che culo, eh? Sono convinto. Che c'è? Porto degli ingranaggi, tipo. Ok, cosa faccio se attivo questo? Non posso attivarlo. What the fuck? Dannato aggeggio. C'è una manovella da sopra. Deve azionarla se vuole farmi passare. Io già l'avevo capito, ma... Forse l'ho fatto accendere io per sbaglio, perché l'ho toccato. Può essere. Ok. Resto, lasciami indovinare, dobbiamo uscire da... la porta? Mi piacerebbe assai stiltare, se fosse possibile, ma proprio tanto, ma... Già non mi vedrà. Vieni qua, vieni qua. E oppla là, no, l'ho stintato. Ok, perfect. Addio, caro. Brucialo. Non credo sia necessario, ma... Ma niente. Devi stare tranquilli. Ovviamente questi tizi sono cosparsi di benzina, prendono fuoco in un istante, ora direi. Ok, eccoci qua. Yeah! Qui potremo salvare finalmente. Ma è sparita. Sì, l'hai capito, insomma. Altro diario. Primo giorno da detective. Il mio nuovo partner, detective Mira Hanson, è una bomba, tenace e diretta. È il tipo di donna che piace a me, ma devo stare attento. Oggi mi ha quasi beccato mentre le guardavo il culo. Ok. Sembra giusto. Penone. Torniamo indietro e spendiamo il gel verde per potenziarci, diciamo. Cioè, che ci siamo. La testa. Qua per effetto torniamo dall'infermiera, salviamo, livelliamo e da la un macchinetta. Po' che non ci vediamo. Eh sì, anche troppo per i miei gusti. Siamo livellati. Andrei a livellare in questo, questo probabilmente sarebbe tipo la zona sicura dove andare per diventare più forti, per sistemarsi, eccetera, eccetera. Barra vitale, io me la metterei a livello 2. Yes. Durata massima dello scatto a livello 2, no, non posso. Danno corpo a corpo. Moltiplicatore del danno, cadenza di tiro. Velocità caricatore, aumenta, ma vai. Ok, e a sto punto non male.
Ritengo abbastanza soddisfatto di questi nuovi potenziamenti, a tal punto che livellerò già che ci sto. E livellerò, salverò di nuovo già che ci sto. Ok, perfetto. E torniamo nei nostri orrori, diciamo. Tra i super orrori. Devo aumentarmi lo scatto la prossima volta che torno qui, perché è veramente bassissimo. Almeno di un livello devo aumentarlo, diciamo. E se ci sono scene come quella di prima, diciamo, in cui devi scappare, ti serve sempre lo scatto. Conviene, diciamo, avere un minimo di stamina, altrimenti ci finisce subito il fiato e siamo un tantinello fottuti, ma giusto un tantinello, eh. Bel posticino, eh. Qui ci siamo stati prima, mi sa. What? Era quel suono? Qui c'è qualcosa? Liberi. Oh merda! Finta qua sopra. Perfetto, vieni caro. Vai giù. No. Vai giù. Grazie. E burn baby burn. La tecnica perfetta per uccidere i zombie. Sparategli alle gambe e quando cadono a terra dategli fuoco. Sembra giusto. Tecnica super perfetta. Infallibile, direi. Perfetto. E bravo. Scappa, scappa, mi stanno sparando, fuggi. Fuggi come se non ci fosse un domani, fuggi. Ciao caro. Ciao caro, addio caro. Una poliziotta. Burn baby burn. Brucia. Perché non l'ha bruciata? Bastarda, no. Oh, sono ancora vivo. Guarda, c'è un altro. Vai. Bruciali! 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 Yeeeh! Zippy! Ok, mi ha coltellato al collo ma non sono morto. Il che mi fa molto, molto piacere. Sono contento della cosa, ma... Proiettili, grazie mille, baby. Mettili anche di qua. Oh yeah. Ok, è successa una cosa molto molto strana, poi sarà a voi giudicare cosa sia successo. Mi ha coltellato al collo ma non sono morto, forse mi ha preso di striscio, non ne ho idea. O forse è perché mi sono aumentato la salute, boh, vabbè, mistero. L'importante comunque è che sono ancora vivo e me ne rallegro profondamente. Brucia pure a lui, va, chi se ne frega, insomma. Era solo l'ultimo fiammifero, che sarà mai. Qui cosa c'è? Oh, balestra agonia, alleluia! Questa balestra pieghevole è in grado di raccogliere proiettili anche molto pesanti. Comandi, mira, mira, hai premuto per regolare. La ricarica cambia munizioni con X. Ok. Esplosivo, dado esplosivo. Ok, quindi come l'equipaggio? Crea dardo con agonia, seleziona RB. Ok. Ok. Ma proprio non è che l'ho creato, l'ho equipaggiata, ma non.
Prepara dardo. Ok, ho tre dardi. Ma sono dardi esplosivi. Wow. È una cosa abbastanza figa, però solo tre colpi, non so. Yes, fiammiferi. Yes. Qualcosa di qua? Sembra di no. Oh, cosa c'è? Un dardo. E due dardi. Arpione. Ok. Credo siano anche quelli da sparare con la balestra, immagino. Cosa c'è qui? Tipo lancia tipo dei dardi dal soffitto. Wow, roba di un certo livello. Roba di un certo livello. Qui che c'è? Cos'è una cassettina? Shotgun. Fucile. Tutto adesso sto trovando praticamente. Qualsiasi cosa. Cioè, fucile a pompa a canna mossa. Questo tipo di canna aumenta l'efficacia dei colpi a corta distanza grazie alla rasata più ampia. Ok. Ce l'ho le munizioni? Non saprei. Probabilmente è tipo la casa di quel poliziotto di prima, probabilmente. Di quella poliziotta che ho bruciato. He's watching, we can't leave. Sta guardando, non possiamo andarcene. Ci osserva. Eh sì, sembra che dovremmo proseguire di qua. Comunque, questo video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Che dire? Noi ci vediamo alla prossima. Ciao con il terrore.